Eccoci qui, buon pomeriggio, bentornati nel nostro uno contro tutti. Ce ne sono, abbiamo capito, gioca contro il Sassuolo. La Superlega è oggetto di un'inchiesta da parte della UEFA, dove chiaramente attenzionate al Ventus. Benedetto, buongiorno, come stai? Ciao Max, buongiorno a tutti. Bene. Diciamo che ogni giorno ne spunta una nuova attesa, poi i giornali naturalmente hanno riportato il caso di forme tolgo il disturbo. Ora, togliere il disturbo vuol dire, non so, una frase di tal così può essere interpretata in le modi, ma può anche essere che la Juventus sta facendo, ha cominciato a, come dire, scremare un po' questi settori un po' pesanti, no? Sì. Non tenere praticamente neanche nello stadio dopo. Io ricordo che Andrea Agnelli offrì a Buffon, previo studio, il posto di dirigenza Ben. Sì, intanto bisognerebbe vedere se questo è un virgolettato vero o inventato, perché su Suarez abbiamo scoperto poi, quando è uscito il video, che Cucumella non era mai esistito, però per 3-4 mesi ci hanno rotto le scatole con Cucumella e poi abbiamo visto che era una cosa inventata. Quindi non so se... Io ho visto i post che ha fatto su Twitter Buffon e non c'è tolgo il disturbo, quindi partirei da questo. Buffon vuole continuare, è una scelta sua, va benissimo, però deve anche capire che, insomma, non poteva continuare all'infinito alla Juventus. Io penso che, l'ho scritto più di una volta, perché Szczęsny quest'anno mi ha molto deluso, l'ho scritto soprattutto dopo il Toro, dopo il Benevento, dopo il Porto, che Buffon doveva diventare il titolare fino alla fine dell'anno, ma perché era una questione di, come dire, eccezionale, era una questione eccezionale, e Szczęsny, diciamo, a livello di carisma ha dimostrato di non averne, e quindi serviva qualcuno col carisma. Però da lì a dire che poi, insomma, Buffon doveva rinnovare, continuare, non mi sembra neanche, devo dire la verità, non mi sembra che abbia dato fastidio a Szczęsny, non mi sembra che abbia chiesto di giocare o meno, era fin da subito chiaro che il numero uno fosse Szczęsny, però effettivamente bisogna anche capire che una società a un certo punto deve dare un taglio con questi senatori, cioè bisogna ringiovanire, e deve, a questo punto do anche ragione a te, che non mi sembra più il caso di chiedere a Buffon di rientrare in società, perché allora o fai una scelta con il tuo presidente e decidi di fare un percorso, poi se tu vuoi continuare a giocare non è che la Juve può aspettare a te, cioè non può aspettare a te la Juve, quindi giustamente tu fai le tue scelte, vai a fare il calciatore, gioca fino a 50 anni, c'è stato un portiere messicano che mi sembra giocato fino a 50 anni, Buffon può battere anche quel record, però poi la Juve deve fare altre scelte, insomma. Però si può interpretare anche in questo modo, volendo, giustamente si può andare avanti finché ne ha l'energia e la voglia. Io chiuderei in maniera, come dire, più decorosa, nel senso con la Juventus, evitando di andare in India e in altri luoghi ameni, però ciascuno fa le proprie scelte. Anche io chiuderei in maniera più decorosa, perché, attenzione, ripeto, io ho sponsorizzato Buffon titolare nelle ultime 7, 8, 10 partite per salvare la stagione, ma non mi sognerei di metterlo titolare l'anno prossimo, perché comunque l'età c'è, e un conto è subentrare, fare 7, 8 partite oppure giocare 15 partite l'anno, un conto è fare il titolare per 50 partite l'anno. Io ho l'impressione, che, ma è un'impressione mia, poi chi vivrà vedrà, che Buffon, se va a fare il titolare da un'altra parte, sbaglia e rischia di fare brutte figure. Mi viene in mente, non so se ti ricordi, ma penso di sì, quando Tacconi non accettò di fare il secondo a Peruzzi, puntò i piedi e volle andare via, e andò a Genova, dove a Genova, se non smetteva, lo prendevano a palate proprio. Sì, sì. No, però, perché fu scandaloso quell'anno a Genova. Uno deve anche aspettare del tempo pazza, Lui con tutto il bene che voglio a Tacconi, che gli voglio un gran bene. Sì, ma guarda, i cicli terminano e bisogna avere anche la capacità di riconoscere quando il ciclo termina. Allora, Marco Dalla Spezia, 2 anni fa disse che Allegri andava cambiato solo per un allenatore tipo Guardiola o Zidane. Siccome non si poteva prendere questo tipo di allenatori, tanto valeva tenere Allegri ancora per un anno. Questo l'ho detto 2 anni fa. Invece si è fatto il danno con Sarri, con un mercato inadeguato, e poi con Pirlo si è continuato a sbagliare. Mi viene da dire che la toppa è peggio del buco. In tutto questo rimane la gratitudine per la nostra dirigenza e società, perché abbiamo vinto tanto, nessuno è infallibile, tanto rispetto per Buffon. Sì, io torno a dire, anche quest'anno si comincia a favoleggiare di nomi, tanto ci giochiamo la qualificazione in Champions,
e questo è già un dato di fatto importante. Poi la Juventus non sta navigando nell'oro, a meno che non ci sia una cessione o alcune cessioni importanti, non vedo ipotesi di allenatori altisonanti, per cui Luca... Io sono d'accordo con quello che ha detto questo tifoso qui, assolutamente sono d'accordo, si è cominciato a sbagliare quando si è iniziato a peccare di presunzione, quando qualcuno ha cominciato a pensare che noi qualsiasi decisione potevamo prendere andava bene, quindi togliere Allegri, mettere un altro era la stessa cosa, non avremmo patito, togliere Sarri, mettere un esordiente era la stessa cosa, tanto non avremmo patito. Con questa presunzione sono arrivati questi risultati scadenti. Allora Luca, certi tifosi, evidentemente più del singolo che della squadra, difenderebbero Ronaldo a prescindere anche se facesse una rapina. L'appuntamento a Maranello si può anche spostare, si chiama opportunità. È di ieri questa, Luca. A questa gente ricordo che la Juve esisteva prima, ora esisterà dopo. Questo senza nulla togliere la gradenza immensa dei fuoriclasse, ma forse più rispetto per compagni e tifosi non guasterebbe. Da Sassari, Giovanni, la FIGC quale accusa dice alla Juventus con la minaccia dell'esclusione dal campionato? Quale codice ha violato? Reato in cui è imputata la Juventus è regolamentato o si ripropone il processo alle intenzioni? È sufficiente il solo sospetto del pensiero per essere non accusati ma condannati? Vedi il 2006. La Juve e le altre squadre hanno detto che volevano uscire dal campionato, bensì partecipare anche a un altro palcoscenico. Un amichevole, un torneo, un'esibizione tra 2, 3, 4 grandi europee. Serve l'avallo del patrocinio, il ticket all'UEFA o basta l'accordo fra le società? La Superlega non poteva considerarsi un torneo d'amichevoli? Poteva, può essere tutto il contrario di tutto, io non conosco a memoria e non lo so, il regolamento dell'UEFA se preclude un certo tipo di come dire, iscrizione ad altro, possono non sempre... Non capisco Max nella mail di prima anche qual è la mancanza di rispetto di Ronaldo andando a comprare una Ferrari, cioè... Ma guarda, io francamente di questo a me fa può andare a comprarsi quello che vuole. Lo ripeto, non ha bisogno CR7 di andare a Maranello fin là per comprarsi una Ferrari, gliela portano a casa con l'elicottero. Esattamente, cioè, ma non discorso... credo che andando a comprare una Ferrari abbia mancato di rispetto a qualcuno, cioè, anzi presumo che questo sia anche marketing, cioè voglio dire, assolutamente. Se il Khan e Agnelli hanno pensato di portare Ronaldo a Maranello, hanno pensato di fare una cosa anche che pubblica, che faccia bene. Ricordiamoci che i nostri proprietari della Juventus di mestiere vendono macchine. Esattamente. Il loro mestiere principale non è la Juventus, quello è un hobby. Il loro mestiere è vendere macchine, il loro mestiere principale, cioè la loro attività. Aspetta che ho una telefonata, pronto chi c'è in linea? Pronto, salve Max, salve a Benedetto. Chi sei? Sono Giovanni da Pinerolo. Ciao Giovanni, prego. Ascolto, io vorrei solo puntualizzare che come ha detto anche Benedetto, la curcumella, le barzellette, quella come ha detto della Ferrari, che Ronaldo è andato a comprare la Ferrari, che poi c'è la foto con Charles Leclerc e Carlos Sainz vicino alla Ferrari, perché è la macchina che fa in Formula 1 comunque. Diamo sempre spazio alle parole di certi giornalisti che si definiscono tali, ma sono, per me sono tutt'altro, e certe persone che giustamente è meglio parlare di Ronaldo per fare audience, ma non della cena di Ibrahimovic, che poi anche sul Milan vorrei dire una cosa. Alla 10 minuti dall'inizio della partita, se vedete, c'è stato un tiro della Juve sulla porta e Theo Hernandez prende la palla con la mano e si butta per terra, sembra che l'hanno ucciso, facendo finta che l'hanno preso nello stomaco o da un'altra parte. Ibrahimovic si spezza la gamba stoppando la mano, con la mano attaccata al corpo, stoppando la mano, e poi quando scende per terra, si butta per terra, sembra che gli hanno spezzato la gamba, che poi adesso è diventata la barzelletta del giorno.
diciamo che noi ci abbiamo messo del nostro, noi juventini che ce l'abbiamo nel cuore. E gli altri, come anche arbitri e tanti altri, ci hanno ricamato sopra, non dandoci, vedi il tiro di Ronaldo che palla va a destra e lui va a sinistra, il portiere non si butta dalla destra ma si butta dalla sinistra per stoppare Ronaldo. Quello era calcio di rigore tutta la vita, però nessuno ha visto niente. Quindi poi c'è un altro calcio di rigore che, come il Milan, nascevano come funghi, appena lo sfioravi appena appena o lui andava a cercare col piede il contatto col tuo piede, si buttava nell'aria a calcio di rigore. Vediamo Napoli, Insigne che si mette a ridere quando batte il calcio di rigore, come dire, ve l'ho fatta un'altra volta, siete delle merde. Per questo io cerco sempre di parlare poco, perché avendo delle patologie giustamente voglio stare calmo. Ti devo salutare, scusami perché ho la pausa, non posso andare fuori tempo, però l'elenco è stato chiaro. Mi sembra anche abbastanza evidente che ormai, cioè almeno la Juventus in questa condizione è la soddisfazione di molti, e quindi perché vinci da 9 anni, hai comprato i calciatori migliori, hai comunque sempre stato un'eccellenza. Cosa c'è di più bello in Italia che non vedere qualcuno che ha sempre vinto sprofondare un po'? È lo sport nazionale. No, ben, devo andare in pausa perché ci vediamo tra poco. Offerta esclusiva Autofrancia su Fiat Tipo 1.6 Multijet, 120 cavalli, Station Wagon, Lounge aziendale con sconto 58%, vostra a soli 10.900 euro. Volendo anche con noleggio per privati, costo di guida giornaliero 8 euro al giorno. Autofrancia, Corso Francia 341 a Torino, vi aspettiamo anche sabato e domenica. Parliamo di un SUV full hybrid, un'auto che si muove grazie al motore elettrico. Se volete acquistare Honda CRV, la pagate solo 30.900 euro. Un prezzo davvero incredibile grazie all'ecoincentivo per motorottamazione che, pensate, supera i 7.700 euro. Potete portarla a casa anche con anticipo zero. Nessuna maxi rata finale e una rata davvero piccolissima, 335 euro al mese. Qui da noi, in Corso Giulio Cesare 320 a Torino, il gruppo V-Auto vi aspetta. Eccoci tornati, prego Ben. Sì, volevo rispondere a Gianni perché credo che lui voleva dire che praticamente ci sono stati quest'anno soprattutto, e ci sono in generale, due pesi e due misure, soprattutto da parte dei media rispetto alla Juve, e quindi avevamo fatto l'esempio, quello della Cucumella, che non è mai esistito, però è stato scritto, riscritto, finché è diventata una verità, che Suarez, invece di Cocomero, aveva detto Cucumella, non è mai esistito, però, però è diventata una verità. No, quello che forse voleva dire Gianni è questa differenza di trattamento che noi ad esempio riconosciamo quando c'è la Juve di mezzo, Superlega, caso Suarez, telecamere nascoste, intercettazioni telefoniche, esce di tutto di più. Ad esempio si sta minimizzando molto il fatto che l'Inter abbia giocato un campionato in una maniera irregolare. A me non piace parlare di extracampo, però è evidente che se tu compri dei giocatori e non li paghi agli altri, allora io posso comprare Messi, Neymar, fare lo squadrone, capito? Per quanto riguarda il Milan, faccio notare una cosa: il Milan, premessa, ha meritato di vincere perché è stato superiore e noi abbiamo giocato male, però faccio notare questa piccola cosa. Sul gol del Milan, l'arbitro, per un fallo di mano, si consulta e non va a vedere il VAR. Gli va benissimo quello che gli dicono dalla sala VAR. Ma fai a vedere il VAR. Che problema c'è? Lo vai a vedere e poi... No, lui non lo va a vedere il VAR. Va bene quello che gli dicono. Sul rigore di Chiellini, che invece poi, per fortuna, Szczęsny lo parerà, lui va a vedere il VAR. E il VAR... Io voglio capire... Chi è che stabilisce chi va a vedere? Vai a vedere sempre il VAR, punto. No, chiaro, è stato chiarissimo. Leggo ancora un po' di mail. Allora, sempre Luca dice: ai fenomeni che dicono che senza il gol di Ronaldo saremmo a metà classifica, ricordo che al gol si arriva con il gioco. Vi prego, fate l'affronto con il numero di gol
era pre e post Ronaldo. No. Non c'è proprio gioco quest'anno. Questo lo puoi fare, questo puoi fare un esempio come questo gli altri anni. Quest'anno non puoi fare questo esempio qua, perché guarda, io ho visto una tabella dei passaggi che ricevono gli attaccanti. Ronaldo è undicesimo in Serie A. Il primo è Lukaku e poi ha davanti quello della Fiorentina. Lui è undicesimo, quindi si arriva con il gol. Ma sto povero Cristo che sta facendo il capocannoniere riceve pochissimi passaggi. Andiamo avanti con le mail e poi altre telefonate. Fabrizio dice: oggi sulla Gazzetta si parla che i compagni non sarebbero contenti della visita di Ronaldo a Maranello, a parte che la Gazzetta è di Cairo, noto amico di Agnelli nella via 15, credo zero. Poi lui ha dato con Agnelli il caso, dov'è il problema? O è il solito tentativo di destabilizzare? Poi se per caso non fossero contenti i giocatori, imparassero da lui professionalità, ultima cosa, lui era Maranello, l'allenamento era facoltativo. Allora, io trovo questa cosa veramente poco. Se hai, allora, intanto era all'interno dello stabilimento di Maranello, per cui le fotografie sono state fatte scientemente. Sì. Se vuoi fare qualcosa di riservato, chiaramente fai qualcosa di riservato. Era una cosa, secondo me, presa in considerazione da tempo, che ha un valore di marketing importante. Ma cioè, stiamo sbagliando anche secondo me, stiamo mi dico in senso lato, stiamo sbagliando come abbiamo sbagliato con Allegri, no? Cercavamo un capro espiatorio con Allegri, adesso lo stiamo cercando con Ronaldo. Allora, è evidente, forse a qualcuno dà fastidio l'immagine di Ronaldo perché è un'immagine, diciamo, molto social. Ma è evidente in tutte le squadre, è sempre stato così, che ci sono i campioni e ci sono i gregari, ma da sempre, fin dal 1960, Sivori prendeva più di tutti alla Juve, cioè, e gli altri prendevano un terzo, un quarto. Quando è arrivato Platini poi a un certo punto prendeva più di tutti, a un certo punto, e c'erano dei campioni del mondo in quella squadra, Gianni Agnelli, l'avvocato, decide di regalare la 1 a tutti per lanciarla, no, per lanciarla. Sì, certo, lo so. Ma a Platini gli regala una 1 e una Ferrari, ma solo a Platini. Agli altri non gliela regala la Ferrari, e nessuno si permise di dire a Gianni Agnelli: ma perché non la regali a tutti? Quello fa quello che vuole. Quando c'era Baggio alla Juve prendeva più di tutti, quando c'era Del Piero prendeva più di tutti, ragazzi. Cioè, vi state fossilizzando, state cercando un capro espiatorio, secondo me è sbagliato, perché è normale che Ronaldo è Ronaldo e Bernardeschi. Cioè. Andiamo ancora avanti, vediamo poi gli sms. Non mi dispiacerebbe iniziare con un progetto con un allenatore proveniente dall'estero, che ne pensate di un ritorno di Deschamps post europeo? Giginio. Poi Roberto: non pensate che la presenza ingombrante di Buffon non abbia dato serenità a Szczęsny? Ai tempi di Zoffi, il secondo, Piloni e Alessandrelli giocavano il secondo tempo dell'ultima partita. No, non credo questo. Sarebbe male per Szczęsny. Sì, no, ma non se, se fosse sarebbe una cosa negativa per Szczęsny. Significa, già io ho detto che non ha molto carattere, significa che ce n'è ancora meno di quanto penso io. Insomma. Telefonata. Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Pronto, ciao Massimo, sono Livio da Saluzzo. Ciao Livio, buongiorno, ciao, come stai? Bene? Sto bene, grazie. Prego Livio. Vaccinato, bene, Pfizer, bene. Quindi speriamo nel futuro, dai. Dai, sì, prego. Qua, io volevo solo dire una cosa, io ho iniziato a vedere la Juventus nel 67, io sono del 54, ho iniziato un giovedì di giugno, quindi molto bene, perché quel giorno lì vincevamo il campionato sull'Inter, e ti dico che in tutti questi anni in cui ho seguito la Juventus mi succedeva di tornare a casa dallo stadio e aver visto una partita in un modo, arrivavi a casa e le televisioni te ne raccontavano un'altra, dove io avevo visto magari dei torti, delle cose. A me piace seguire il calcio, ti dico, sì. Io sono innamorato della Juve, però mi piace proprio il calcio, al punto che gioco ancora a pallone adesso, pensa, grazie alla mia salute e al buon Dio. Bene. Comunque voglio arrivare a questa cosa qua, un'annata come questa penso che bisognerebbe solo mettere la testa nella cenere
e arrivare a capire che non dobbiamo lamentarci e tirar fuori errori arbitrali e cose che anche si sono viste quest'anno contro di noi, perché noi abbiamo fatto delle cose quest'anno che sono vergognose. Concordo. Cioè, non sta né in cielo né in terra a trovare una difesa a quello che abbiamo combinato nel giro degli ultimi due anni. Cioè, ci siamo fatti del male, ci siamo autoflagellati da soli, a cominciare da Marotta e specialmente da Allegri. Io ho sentito delle cose che non stanno né in cielo né in terra su Allegri e continuo a sentire gente che si mette di traverso se dovesse ritornare. Sì, sì, assolutamente. Io non lo so se ritorna o non ritorna, ma in ogni caso bisogna che la smettiamo noi tifosi di avere certe idee e di flagellare la Juve in tutti i modi. Non funziona così. Livio, bene. Grazie. E poi l'ultima cosa che voglio dire è che è inutile che ci illudiamo di andare in Champions. Alle due squadre che sono nostre antagoniste, che sono il Milan e tra virgolette l'Atalanta, perché il Napoli lo ritengo fuori col calendario che ha, gli basta vincere due partite. Noi, a parte che noi non le vinciamo le partite, ma queste qui ormai il danno è fatto, non c'è niente da fare. Ti ringrazio. Grazie Livio, buona giornata. Allora, fammi rispondere a Livio, certo. E anche, all'ascoltatore di prima che diceva di Deschamps. Non mi dispiacerebbe un allenatore straniero, non mi dispiacerebbe Deschamps. Devo dire, forse magari diciamo non saranno tutti d'accordo con me, che mi sento quasi di dire che apprezzerei più Deschamps che Zidane, perché ho paura che Zidane, avendo allenato solo il Real Madrid, non sia così come noi crediamo. Poi magari sbaglio. Solo. Deschamps ha avuto più un'esperienza, diciamo, esperienze varie, esperienze di altre squadre. Con Livio sono d'accordo. Faccio presente una cosa. Quando noi arrivavamo settimi con di Ferrara e Del Neri, è arrivato Antonio Conte. Antonio Conte non ci ha promesso il bel gioco, assolutamente, non gliene fregava nulla di nulla, ci ha promesso di avere una squadra arrabbiata, cattiva e soprattutto, se vi ricordate, il recuperare il DNA, ok? Noi recuperammo quel DNA con Antonio Conte e da lì iniziò questa epopea dei nove scudetti. A un certo punto, arrivato il nono scudetto, l'ottavo, scusate, noi abbiamo scelto, come dire, a tavolino, di rinunciare al nostro DNA. Ma sai, Ben, scusami. No, questo è grave, questo è grave, perché noi siamo andati verso qualcosa che non è il nostro DNA. Adesso, oggi, in questa situazione che siamo, Max, e ti do subito la parola, scusami, prego. Ma dovremmo ritornare a recuperare il DNA. Questa storia del bel giochismo, delle cose... è stato un cavallo di Troia che ci ha distrutto, ragazzi. Mettetevelo bene in testa. L'Inter ci ha messo 10 allenatori, 12 allenatori in 10 anni per ritornare a vincere lo scudetto. Il Milan, 10 allenatori in 10 anni, ancora non è tornato a vincere lo scudetto. Noi rischiamo seriamente di cambiare un allenatore all'anno cercando il bel gioco, che non sapremo mai quando lo troveremo e se lo troveremo, quando dobbiamo puntare a recuperare il nostro DNA, che quello è sicuro. Sul DNA io penso che ormai sia una cosa che appartiene al passato, perché Juventus è transazionale, no? Nel senso che a calciatori ormai stranieri provengono un po' dappertutto. Puoi recuperarlo con un allenatore che ha un cosiddetto trascorso bianconero, un DNA sabaudo, ecco, chiamiamolo così, anche se non mi piace. Allegri ha 5 anni di Juve. Esattamente, da quel punto di vista puoi acquisirlo, però il resto sulla squadra, diciamo che quello che mi lascia un po' così, e l'ho detto e lo ripeto, è che a Marchisio non sia stato offerto nessun ruolo in società. Questo sarebbe già un recuperare alcune, come dire, alcuni pezzi persi per strada. Ma evidentemente... Quando ti perdi, io non so se voi siete esperti di sentieri di montagna, allora quando ti perdi, no? Sì. Puoi continuare a cercare una via avanti a te e continuare a perderti ancora di più. Prima o poi magari troverai una via d'uscita. Invece potresti fare anche una cosa, la cosa più furba che puoi fare quando ti sei perso è tornare sui tuoi passi, tornare indietro, perché la strada all'indietro normalmente, se c'è un film di memoria, la conosci. Quella la conosci, invece avanti rischi di perderti sempre di più. Ci vediamo tra poco, noi non ci perdiamo, stiamo qua.
volete scoprire la nuova tecnologia full hybrid di Honda, non potete perdere Honda Jazz Hybrid. Honda Jazz Hybrid mette a vostra disposizione un'auto lunga 4 metri, con tantissimo spazio a bordo, ideale per la famiglia, versatilità tutto tondo grazie ai suoi sedili magici che modulano e creano spazio in aggiuntività all'interno del veicolo. Ma parliamo di tecnologia ibrida tutto tondo, un'auto che viene spinta elettricamente dal suo motore, mentre il motore benzina di fatto cambia ruolo, serve solo per generare corrente. Parliamo di oltre 30 km con un litro, quindi un'auto super spaziosa, super tecnologica, high tech, e oltretutto un prezzo davvero incredibile, solo 17.700 euro. Grazie all'eco incentivo rottamazione statale di ben 4.900 euro che mettiamo a vostra disposizione, ed inoltre potete pagarla anche a rate, con una rata davvero piccolissima, solo 196 euro al mese, nessun anticipo, nessuna maxi rata finale, e compreso nel prezzo vi diamo già 5 anni di garanzia. Honda Jazz Hybrid è qui che vi aspetta. Ci troviamo alla Queen Car nel nuovo showroom a Carmagnola in via Poerino 6. Pensate che alla Queen Car abbiamo deciso di raddoppiare gli incentivi di rottamazione. Equivale un risparmio di 10.000 euro per il tuo usato che vale zero. Scegli il colore, la motorizzazione, Fiat, Abarth, Lancia, e la cominci a pagare il prossimo anno. Eccoci tornati, prego Ben. Sì, volevo dire ancora una cosina in risposta a Livio, che mi trova molto d'accordo col suo punto di vista. C'è su YouTube, se si va a cercare, un siparietto bello di Bettega calciatore che risponde a Gianni Brera, no? Sì. Andatevelo a cercare, che è molto simpatico, perché Gianni Brera, come giornalisti faziosi, lui era genoano filo interista, come fa, insomma, dipingeva una partita a modo suo, e c'è Bettega, giocatore, che gli dice: no, non sono d'accordo, perché durante la partita è successo anche questo, questo, quest'altro, e tu non lo stai dicendo. Recuperatelo. Ah, va bene, quindi va bene, normale che sì, purtroppo no, sono cose. Di raccontare le partite in modo diverso da quelle che sono successe, hai capito? Siccome Livio diceva, allo stadio vedevo una partita, andavo a casa e ne sentivo un'altra. Ed è il fatto che uno non si attenga alla cronaca rigida, no? Che dia la propria interpretazione. Gasperini dice Massimo da Mestre: vorrei anche fare una considerazione. Se il ritardo del pagamento degli stipendi l'avesse fatto la Juve, sono convinto che a carico della squadra bianconera sarebbero stati presi dei provvedimenti disciplinari. Puro, certo. Sì. Martellamento mediatico a botta. Ma certo, ma io non, questa cosa qua l'ho già detto prima. Volevo chiedere tra l'altro a Massimo da Mestre se capire se ci vede via TV o via streaming, per una curiosità personale, non stream, non lo Smart TV, ma proprio il canale, se me lo vuoi dire, Massimo. Volevo ricordare i bei tempi, quando questa squadra aveva ancora un po' di verve, e queste sono le parole pronunciate da Pirlo dopo Barcellona-Juventus 0-3. Questa partita renderà i miei giocatori consapevoli di quello che stanno facendo dall'inizio della stagione, e sottolineerei consapevoli. Poi continua Pirlo: volevamo fare una grande partita, con questa voglia di vincere, di voler vincere la partita, le motivazioni sono enormi. Ma giocare una partita meravigliosa come questa non basta per cancellare tutto quello che abbiamo sbagliato prima, deve essere il primo passo di un lungo percorso. Non ho mai dubitato, i giocatori mi hanno seguito fin dal primo giorno, dico io, siamo sicuri? Poi continua: l'importante è saper affrontare tutte le squadre allo stesso modo. Se sei concentrato e parti con la stessa voglia di questa sera, in ogni partita possiamo fare grandi cose. Abbiamo visto, purtroppo. Sì, allora. Prego, Ben. Allora, Gasperini è un bravissimo allenatore, però Gasperini ha queste controindicazioni che sono, penso, palesi. Intanto ha bisogno di tempo, perché ha un modulo specifico, quindi bisognerebbe ritornare a giocare a tre, che non lo facciamo da tanto tempo. E poi all'altra controindicazione che aveva anche Sarri, che avendo solo quel modulo specifico, molto riconoscibile, un'impronta sulla squadra molto ben delineata, tu devi fare una campagna acquisti per quel modulo lì. Non puoi pretendere che Gasperini gli dai quello che hai, e lui fa, perché è già successo all'Inter, è arrivato che giocavano a 4, Gasperini non è riuscito a portare la difesa a 3 all'Inter, e dopo poco è stato esonerato. Quindi se voi avete in mente che la Juve possa fare una campagna acquisti mirata per giocare a 3, con degli acquisti mirati per quel modulo lì, e dare un biennio a Gasperini di tempo, ok, va bene, se no Gasperini. No, certo, ma io penso che gli allenatori, chiunque debba avere un certo
lasso di tempo per poter andare avanti, e penso che la Juventus dovrebbe arrivare a capire anche questo, che se vai sì, a tentativi il problema Max è che ci sono dei, come dire, dei paletti minimi da non superare, tipo quello che stiamo superando quest'anno di non qualificarsi alla Champions League. Cioè va bene non vincere il campionato, ma una squadra come la Juve, che fattura 700 milioni di euro l'anno, che ha un monte ingaggi più alto della Serie A, eccetera, eccetera, non può andare in Europa League. Su Pirlo, io stendo un velo pietoso, perché io a Pirlo gli voglio bene, è stato un grandissimo calciatore, con noi ha avuto una seconda giovinezza, ma io una Juve sconclusionata come quest'anno non l'ho mai vista. Ma non credo non penso sia colpa di Pirlo. Pirlo penso abbia delle percentuali molto basse di responsabilità, questo è un mio modo di vedere. Io ho visto una squadra che non aveva né capo né coda, sostituzioni che non avevano né capo né coda, un gioco che non c'è, hai capito? I giocatori poi sono, come dire, l'anima, lo specchio del proprio allenatore. Ho visto tante conferenze stampe che non mi sono piaciute. Ad esempio ti dico, dopo Benevento, che tu perdi in casa, ma tu devi fare volare la giacca come Allegri, devi fare volare i tavoli, perché non puoi andare in conferenza stampa, sì, è successo, sono cose che capitano, non volevamo, hai perso col Benevento in casa. Cioè, ci facevano i film una volta al Bar dello Sport col Catania che vinceva a Torino, cioè, hai capito? Queste sono figure che non esistono. E quindi queste cose, e questa flemma è stata la flemma. La Juve di Pirlo va in campo con quella consapevolezza che tanto prima o poi la vince, e poi infatti la perde. Hai capito? Non ha una mentalità da quasi grande squadra, ma che non si vede nei fatti. Come fai a giocare? Sentiamo chi c'è in linea, pronto? Buonasera, forza Toro, stasera. Ecco, aspetta, so che tu ami molto Benedetto, che aspettava la tua chiamata. A Benedetto gli dico: Benedetto, cambia squadra, c'è la Salernitana in Serie A adesso, dai. Almeno non è filo napoletano come il Benevento. Infatti. Vabbè, dai, comunque ragazzi, io penso che c'è ancora qualche speranza, perché se il Toro batte il Milan, dopo c'è Milan-Atalanta, qualche speranza c'è ancora, Non grazie Rosario, sei una persona e poi potete anche ancora riprendere noi, non è detto che noi a Firenze bisogna vedere in quale albergo andiamo stavolta. dai un abbraccio. Ciao Rosario. Oggi è stato tranquillo Rosario, anche se vuol dire simpatico, è simpatico. Allora, ogni tanto mi stuzzica. Se oggi il destino non è più nelle nostre mani è perché il signor Gravina, che oggi invoca il rispetto delle regole, se avesse fatto rispettare queste cosiddette regole, oggi il destino sarebbe ancora nelle nostre mani. La sentenza farsa ribaltata di Juve-Napoli rischia di pesare pesantemente sulla classifica finale. Oggi, se fosse stata fatto rispettare il regolamento, avremmo il Napoli con un punto in meno e scontro diretto a nostro favore. Oggi nessuno ne parla, provate a immaginare il contrario. Oggi saremo non a giocare ma nei tribunali. È vero, perché quella partita non si è giocata per volontà del Napoli, non per altre cose, e poi è venuto fuori un patatrac e tutto quanto, però dobbiamo anche essere onesti e diciamo che noi quest'anno abbiamo fatto tanto male di nostro. Se il Napoli arriva, diciamo, davanti a noi a pari punti, possiamo pensare che quel punto in meno sia pesato. Però obiettivamente io mi chiedo, adesso non perché ha chiamato Rosario, ma io mi chiedo come è possibile che noi ci siamo fatti rimontare dal Napoli tutti questi punti. È una cosa impossibile. A metà campionato a Napoli volevano prendere Gattuso e bruciarlo sul rogo come Savonarola. E noi ci siamo fatti rimontare tutti questi punti dal Napoli. Non è possibile, non è proprio possibile. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Sento nessuno. Pronto? Grazie. Allora, se il suo ospite conosce l'opportunità, dice Luca, non si tratta di capro espiatorio, ma di comportamento che può piacere o meno, sarebbe giusto rispettare l'opinione di chi pensa che dopo una sconfitta fosse stato meglio rimandare. Non era un appuntamento tassativo o sbaglio? Non si tratta della Ferrari. Non è bello fare i moralisti altrimenti, ma forse di rispetto per quei tifosi che non hanno dormito
per favore, siamo la Juve, non ci attacchiamo ai rigori. No, ma io capisco anche questo tipo di atteggiamento, però questo fa anche comprendere una cosa. Ce ne sono un po' di mail, adesso cerco di leggerle il più possibile, che all'effettiva proprietà dei tifosi probabilmente frega davvero poco. Perché se, caro Luca, lei mi parla di opportunità, magari hanno preso anche in considerazione questa ipotesi, fregandosene altamente, ma questo lo sostengo da tempo. Sostengo anche una maggiore considerazione da parte della Juventus dei propri tifosi, comunicando in modo un po' diverso rispetto a una comunicazione che non c'è. Prego, Ben. Io spero sempre che la Juve non ascolti i propri tifosi, sinceramente. Non ho parlato di ascoltare o meno. Lo dico in maniera molto drastica, perché sì, i tifosi sono stati molto molto negativi, ad esempio su Sarri. Sì, vabbè. Molti non l'hanno voluto. Io lo dico per onore del vero, non faccio il tifo per uno porato. Sono stati molto molto negativi nel periodo di Allegri. Quindi io spero sempre che la società abbia bene in mente di non ascoltare i tifosi, ma avere della gente capace a prendere delle decisioni in proprio, perché i tifosi, guarda, io li conosco, io ho un blog da 10 anni, li conosco molto bene i tifosi. I tifosi oggi dicono una cosa, domani ne pensano un'altra. Quando è arrivato Ronaldo, magari eri uno di quelli che stava lì a stappare la bottiglia, e adesso magari vuoi prendere Ronaldo a calci nel sedere. Sì, hai ragione. Il discorso che facevo io era un altro, quello di maggior rispetto, non di ascoltare. Allora, sono a Cara convinto che Conte non raggiunge un accordo, che l'Inter sia ancora un allenatore che può cambiare e ricostruire la Juve, ex capitano juventino nella pelle e nel cuore. Poi Gasperini, abile nella ricostruzione delle squadre. Un saluto a voi, Angelo da Torino. Grazie, non ho capito, però il senso è abbastanza. Andrea, rifondazione totale per l'anno prossimo in panchina, un allenatore tipo Allegri, Conte al minimo un Inzaghi, con un progetto che preveda che l'anno prossimo non si vinca, ma tra 2 anni si riprimeggia, ma senza divi in squadra. Lo dico perché non credo alla Champions e non si sa come finisce la storia della Superlega, quindi tranne Danilo Cuadrado e Chiesa, tutti gli altri sul mercato. Sicuramente via Ronaldo e Dybala e Szczęsny, sono ancora in dubbio sul centrocampo, forse terrei Bentancur e McKennie come titolari panchinari. Prendi giocatori buoni, ma stando attento agli ingaggi. Personalmente punterei su Allegri. Conosce l'ambiente oppure Gattuso. Carattere e temperamento. Quello che abbiamo perso, anche se Pirlo l'ha definito non portante il carattere. Vabbè, no comment. Massimo. Ah, vi vedo regolarmente in diretta. Grazie, qui ci vede in etere. Mi auguro che non ci siano più i numeri per accedere alla Champions contro il parrucone Pirlo. Schieri l'Under 23 per non dargli soddisfazione. Come fece tanti anni fa. Sai cosa mi dicevano gli allenatori quando giocavo a pallone io? Io sono stato un giocatore dilettante per una ventina d'anni e ho dato il mio, insomma. Gli allenatori dicevano, e io sottoscrivo, i giocatori forti non sono mai un problema, sono i giocatori scarsi il problema. E io lo sottoscrivo. Quindi attenzione a dire ridimensionamento. Qua chi viene dovrà vedere chi salvare, perché non si può cambiare 20 giocatori, neanche 15, forse neanche 10. Quindi bisogna vedere chi è che resuscitare di questi che abbiamo, e dobbiamo sperare che qualche campione resti, perché se cominciamo a dire quello via, senza soldi. Cioè, io faccio un esempio, ma voi ve lo immaginate l'anno prossimo un attacco Morata-Milik? Vi immaginate in porta un Perin titolare? E io ho i brividi, ragazzi, però voi siete così contenti, sì, dai, tabula rasa, va bene. Pausa, tra poco per l'ultima parte. Offerta esclusiva Autofrancia su Fiat Tipo 1.6 Multijet, 120 cavalli, Station Wagon, Lounge aziendale con sconto 58%, vostra a soli 10.900 euro. Volendo anche con noleggio per privati, costo di guida giornaliero 8 euro al giorno. Autofrancia, Corso Francia 341 a Torino, vi aspettiamo anche sabato e domenica. E
se la tua auto ha bisogno di assistenza meccanica, Refrancore è anche officina meccanica. Effettuiamo tagliandi su auto di tutte le marche e l'auto di cortesia è sempre gratuita, sempre 3 step. Lasciaci la tua auto, ritira l'auto di cortesia e in poche ore il tuo tagliando sarà stato eseguito. E qui da Refrancore in pochi minuti puoi noleggiare la tua auto oppure il veicolo commerciale. Ecco, ci andiamo avanti con un po' di mail, sempre con Benedetto, uno contro tutti. Ma secondo voi, se la Juve non andasse in Champions, Allegri e Zidane verrebbero lo stesso? Ho dei seri dubbi, quindi posso anche pensare che il nuovo allenatore della Juve non sia un nome troppo importante. Quanto dice Marco, guardate che chiedo un po' di mail. Claudio, l'anno scorso la Juve pagò 8 mensilità su 12 portando le 4 mancanti nella stagione successiva, ma nessuno disse che lo scudetto non era legittimo. Il solo vero problema è che ci manca uno, la Marotta, è uno svecchiamento della rosa, soprattutto dietro. Claudio, hai d'accordo, sono d'accordo. Il tweet dell'Infantino, ok, dobbiamo per forza scoprire il giusto bilancio del futuro del football, non ho un'idea, poi lo leggo meglio. Davide, ciao Massimo e Benedetto, la speranza deve essere l'ultima a morire, anche se obiettivamente siamo allo 0,1% di possibilità di andare in Champions. Speriamo si riparta da un gruppo giovane italiano, lo zoccolo duro italiano non esiste da più, si faccia chiarezza dal presidente alla dirigenza e si riparta con idee coerenti. Davide, Luca ancora dice paratici, non andare in Champions non ci pensiamo nemmeno, con la presunzione è meglio pensarci. Sì, ma abbiamo concordo con Croce, dice Andrea. Francesco, quest'anno non ci siamo fatti mancare nulla, abbiamo una società allo sbando totale e una squadra allo sbando. Nedved che ora litiga con Paratici sulla riconferma di Pirlo, lo stesso Pirlo che litiga con Tudor, Agnelli che litiga con Ceferi, Ronaldo che non ha rapporti con la squadra. Siamo nella confusione più totale. Il signor Elkan, dopo la penosa partita contro il Milan, che fa? Regala una Ferrari CR7. No, se l'è comprata. Sempre che l'abbia comprata. No, se l'è comprata. Però, no? Cioè, un po' di sms, bastava anche un pareggio, si vergognassero tutti dal presidente all'ultimo dei giocatori Paolo. Ho visto tanti giocatori svogliati, sinceramente non è colpa solo di Pirlo, certi giocatori dovrebbero solo vergognarsi per non averci messo un bel gioco. Un po' più di grinta e carattere nelle ultime partite. Ah, Luca, scusa, Max, prego. Rispondo perché sennò poi me le dimentico. Bastava fare punti con le squadre dove andavano fatti i punti. Certo. E col Milan si può perdere, con l'Inter si può perdere. Non siamo in questo momento i migliori della Serie A, quindi gli scontri diretti si possono perdere. Però se tu a questo punto della stagione avessi vinto col Benevento in casa, perché lì dovevi vincere, avessi vinto col Toro perché dovevi vincere, avessi vinto con la Fiorentina perché dovevi vincere, tu adesso eri secondo, e quindi anche che avevi perso col Milan eri secondo, quindi sono stati dilapidati dei punti contro le piccole in modo sciagurato. Quello è che ci ha portato a questa situazione. Poi adesso è chiaro che da tifosi noi speriamo che le vinciamo tutte e tre, qualcuno faccia un passo falso, è evidente che da tifosi speriamo nel miracolo, però ci siamo andati a cacciare in una situazione anormale da noi, con le nostre mani. Assolutamente. Allora no, ero con gli sms, ma per cortesia Buffon titolare, dopo queste le ho sentite tutte, vabbè, questo l'amico Dal Benga usa termini un po'... Buffon quest'anno ha giocato titolare, non so, una decina di volte, mi sembra che le abbia vinte quasi tutte, 10 vittorie e 2 pareggi, una cosa del genere leggevo a te. Io non dico titolare della stagione, tanto è vero che non ho detto titolare per l'anno prossimo, ho detto titolare da Benevento alla fine, perché Szczęsny sta facendo un sacco di cavolate, Szczęsny sta prendendo un sacco di gol da scemo, adesso le hai sentite tutte, hai sentito anche questo. Ancora sms, Benny si chiede a chi ha mancato di rispetto, ai compagni che stavano ad allenarsi e a questo punto fanno bene a non passargli la palla in campo, Carlo da Pistoia. Ma il CAN dovrebbe licenziare tutti i dirigenti, aspetta, compreso Agnelli e Alfredo da Novara, ok, qui ci sono più mail oggi, prego. No, ma se veramente sta scherzando, cioè Ronaldo è quello che andando a comprarsi una Ferrari... Manca di rispetto a quelli che si stanno allenando, ma stiamo parlando di Ronaldo, quello che si allena pure la notte, quello che si allena pure quando gli altri vanno al mare, quello si allena, quel, il giocatore che si allena più al mondo, nell'universo, ma stai scherzando? Però no, scusami, Benny.
quello che Tevez ha detto, che non riusciva ad andare prima all'allenamento perché c'era quello lì, sempre lì comunque, dormiva all'allenamento del Manchester. Però scusami, allora come spieghi un attimo questo momento opaco di CR7? Perché c'ha i suoi anni, c'ha i suoi anni, è vecchio CR7, non è un giocatore che dovrebbe giocare tutte le partite, è un giocatore che dovrebbe giocare alcune partite e altre dovrebbe riposare. Per scelta sua o anche della società non si è preso un quarto attaccante, Dybala non l'abbiamo mai avuto e Morata ha avuto delle fasi anche alterne e al Covid e altre cose, quindi sto Ronaldo quest'anno è veramente logoro, ma Ronaldo andava un pochettino amministrato meglio. Purtroppo non abbiamo mai avuto Dybala, non abbiamo mai avuto neanche un quarto attaccante. E però magari anche lui vuole giocare, per cui sai, diventa... Ma sicuramente lui è uno che vuole giocare sempre le partite importanti, ma non credo che se avesse saltato qualche partita di campionato col Benevento, col Crotone, che fra l'altro qualcuna l'ha saltata e non l'abbiamo neanche vinta, non credo che si sarebbe messo a piangere. Cioè, voglio dire, a tante volte è andato in campo perché era l'unico attaccante disponibile. Allora, dice Fabrizio, l'unico capace di farci rinascere è Conto, punto. Grazie per i complimenti. Diego, volevo proporre la candidatura del nostro Bobby Gol in dirigenza. Mi sembra che la Juve abbia bisogno di un vero juventino nello staff. Diego da Saronno. Ma non credo, c'è già stato... Io credo, guarda, comunque credo che Conte sia l'ultima persona che possa arrivare alla Juve. Sì, dopo anche quello screzio che c'è stato anche durante la partita Juve-Inter. Perché parliamo sempre dell'orgoglio del presidente Agnelli, che probabilmente è sbagliato. Nessuno parla mai dell'orgoglio di Conte, che forse è ancora più sbagliato, perché se il mondo è fatto a scale, un presidente è un presidente, un allenatore sta sotto il presidente. Quindi per fare in modo che Conte torni alla Juve ci dovrebbero essere due teste molto calde che trovano una quadra. Io mi sento di escluderlo totalmente. Ah, voglio rispondere a un altro ascoltatore, sì, scusami, che diceva Allegri o Zidane se venissero lo stesso senza... Dipende dai soldi, cioè dipende dall'ingaggio, perché Mourinho va alla Roma senza Champions League, quindi dipende sicuramente dall'ingaggio o anche dal progetto. Magari Allegri, ma sensazione mia, dato che ha lasciato più un pezzo di cuore a Torino di Zidane, magari un po' di ingaggio di meno, però Zidane lo convinci coi soldi, non lo so, coi soldi lo convinci. Ma qui potremmo aprire un discorso molto lungo, cioè se tu fai, allora, qualcuno che gioca la Champions o ha vinto molto può accettare anche un progetto a lungo termine per risollevare una squadra, se no diventa... Sì, però sì, questo è il mio modo di vedere. L'anno prossimo avremo Klopp anche in Europa League, molto probabilmente con Liverpool. Quindi cosa fa Klopp? Lascia il Liverpool o resta a fare l'Europa League? Cioè, non è mica detto. Allora, è chiaro quello che vogliono dire chi ci scrive, che se fai l'Europa League non hai tutto questo appeal. Questo è poco ma sicuro. Quindi ci sarà qualcuno che vorrà andare via, magari lo stesso Ronaldo, oppure ci sarà qualcuno come Donnarumma che decide di non venire per non fare l'Europa League. Però tante persone si possono anche convincere con l'ingaggio, cioè, hai capito? Allora, grazie a Davide per i complimenti. Per me, persi i veri leader, Mandzukic, che dire Allegri era naturale, sono venuti fuori i problemi, Bonucci, Buffon, Chiellini che hanno preso in mano lo spogliatoio. È ingiustificabile quello che fa la squadra, via gli anziani, tranne Quadrato, Dybala, Sandro Daniele. Sui leader, che mi dici, Ben? Cioè, guarda che... Ma guarda, allora... Anche su questa cosa qui io ci andrei piano, perché è diventato un luogo comune che i leader abbiano la squadra in campo. Ah, io sento che addirittura golpisti, sento... Allora, l'anno scorso non sono andati d'accordo con Sarri, ma non neanche Sarri è andato d'accordo con loro, né con la squadra né la squadra con lui. Però tutti e due, sia Sarri sia il blocco squadra, molto professionalmente hanno portato il campionato. Quindi chi mi dice che hanno giocato contro Sarri? No, non hanno giocato contro Sarri, perché se è arrivato il campionato non è che Sarri l'ha vinto da solo il campionato, schierava quasi sempre o Chiellini o Bonucci e quelli hanno vinto il campionato per se stessi e anche per Sarri. Quest'anno, ma io non credo che quest'anno Bonucci, Chiellini o chi che sia ha voglia di finire in Europa League. Cioè, non che poi non ci siano magari questo amore, che poi è evidente che qualcuno deve andare via, magari Chiellini deve smettere, questo sì,
questo sì, ma sta storia dei golpisti, cioè o qualcuno ha le prove certe, o se no facciamo, cioè ognuno dice la sua, siccome le cose non vanno bene diamo la colpa a qualcuno e diamola ai vecchi, va. Allora, è vero che i vecchi dovrebbero avere più saggezza, ma non è sempre così. Sono rimasto molto deluso da Pirlo, che di fronte alla pochezza dei suoi risultati non ha sentito il dovere di dare le dimissioni. Magari lì è complessa come situazione. Io penso che concluda la stagione, perché non avrebbe senso cambiare ora, e poi dopo un po' di tempo probabilmente... A me non è piaciuta, Max, l'ultima conferenza stampa in cui ha detto vado avanti col progetto... Ho un progetto ben preciso e non mi dimetto. Non mi aspettavo le dimissioni, però uno che è stato messo da debuttante sulla panchina della Juve aveva il dovere morale, secondo me, di dire io non mi dimetto perché credo ancora in quello che faccio. Però se il presidente mi chiede un passo indietro lo faccio, perché se allora il problema sono io non voglio rubare lo stipendio a nessuno. Questo doveva dire e non l'ha detto e mi ha deluso. Perché intanto tu sei molto fortunato, Pirlo, perché sei un debuttante che ti hanno messo subito sulla panchina della Juve non avendo mai allenato neanche una squadra di eccellenza. Quindi questo è una fortuna che non capita a tutti. Quindi il tuo presidente ti ha dato, come dire, una cosa che non dà a tutti. E quindi tu dovresti avere rispetto del presidente, che ti parla. Ma io penso che ce l'abbia, alla fine. Però dire non mi dimetto non è stato saggio. Secondo me doveva dire non mi dimetto se non me lo chiedono, se me lo chiedono mi dimetto. Parere mio, Marco. Parere mio. Sì, meno. Allora, Marco dice: complimenti a questa trasmissione, anche alla trasmissione di Benedetto del lunedì sera, che non so qual è, ma comunque ti gira con Juve Night Show, grazie. Okay. Una cosa è criticare i responsabili di Juventus per gli acquisti non adeguati per un centrocampo di valore. Purtroppo 4 acquisti ne riusciti, Rabiot, Ramsey e Arthur McKennie. Un'altra è buttare veleno contro gli stessi dirigenti Juventus che ci hanno garantito 9 scudetti. No, non ci sto, ma poi chi sono questi grandi dirigenti che dovrebbero sostituire questi che ci rappresentano, ci hanno fatto diventare per 9 anni, divertire? Non lo so, io non sono lì a decidere. Noi siamo qui a commentare quello che vediamo, magari a volte impropriamente, ma non è compito nostro, insomma. Deve comunque assumersi delle responsabilità in relazione a quello che fa e alle scelte, se no è troppo comodo, va sempre tutto bene, va da mala marchesa, non funziona così, quindi siamo quasi in chiusura. Ben, Territorio Juventino Libero e il tuo blog, qual è l'umore dei tifosi in questo momento? Negativo, sì, molto negativo, diciamo che c'è qualcuno che si appella al fino alla fine, che si appella alla speranza dell'ultimo a morire, ma diciamo che fondamentalmente sono... quasi tutti convinti che ormai la Champions League con la sconfitta del Milan è andata. Serve un miracolo, come diceva Rosario, chissà che si sbagliano di nuovo Albergo a Firenze oppure il Toro ferma il Milan, però obiettivamente quando ti metti, diciamo, nelle mani degli altri, cioè finché il destino è in mano nostra siamo noi che vediamo, ma quando ti metti nelle mani degli altri non è mai una buona cosa. Ben, ci vediamo mercoledì prossimo, come sempre. Ciao Max, mercoledì. Dai, rimani lì un attimo che sono riuscito a leggere quasi tutto, chiedo scusa. Quello che dice Buffon, Chiellini e Bonucci hanno fatto fuori Sarri. Io penso che le grandi responsabilità siano non tra i giovani, ma tra quelli che hanno una certa anzianità di servizio, chiamiamola così, alla luce anche delle vittorie. Ci vediamo più tardi, tra un'ora circa, rigorosamente live. Grazie a Benedetto e grazie a voi. Ciao.